La storia in diretta, no? Vediamo anche come si costruisce. La storia in diretta, oggi, 4 aprile 2018, il Presidente della Repubblica Mattarella ha iniziato, non so come sono andati, se qualcuno ha internet guardi pure, il giro delle consultazioni, no? Il giro delle consultazioni è una prassi non scritta, non obbligatoria, ma che tutti i Presidenti hanno sempre seguito. Il giro delle consultazioni vuol dire che il Presidente ascolta il Presidente della Camera, il Presidente del Senato, gli ex Presidenti della Repubblica, tutti i gruppi parlamentari che si sono formati, che vanno lì con una delegazione da loro scelta. Di questa delegazione può far parte anche il capo politico, il segretario del partito, anche se non è parlamentare, no? Gli altri devono essere parlamentari, Camera o Senato, ma è una prassi. Oggi ha iniziato Mattarella ascoltando Casellati, Fico, Napolitano, e questi sono gli incontri istituzionali, no? Incontri istituzionali che Fico gli dirà il clima alla Camera, la Casellati il clima al Senato, avendo già presieduto la conferenza dei capigruppo. Napolitano cosa avrebbe fatto lui come suggerimento? È l'unico ex Presidente della Repubblica in vita, quindi lui viene ascoltato. Poi iniziano dai gruppi minori, oggi arriveranno fino a Fratelli d'Italia, oggi pomeriggio, e domani sarà il turno dei partiti più importanti, ovvero Forza Italia, PD, Lega e Movimento 5 Stelle. Il criterio che ha scelto Mattarella è scegliere la consistenza, cioè il partito col maggior numero di deputati viene ascoltato per ultimo, no? Quindi per ultimo è il Movimento 5 Stelle. Per essere ascoltato per ultimo, Salvini avrebbe dovuto dire che lui si presentava come intera coalizione, però su questo non c'era l'accordo con Forza Italia. Sentiti tra oggi e domani i capigruppo, leader politici, Presidente della Camera, del Senato e l'ex Presidente della Repubblica, Mattarella può dare un incarico perlustrativo, carico perlustrativo come fu dato a Bersani, valuta te, senti te, eccetera. Se si può fare o no, poi torna e dici se vuole incarico o no. Oppure un incarico che a quel punto è un incarico che uno prende, il governo entra già in vigore appena lui porterà, cioè chi prende l'incarico redige la lista dei ministri. Ovviamente per redigere la lista dei ministri deve trovare un accordo con le altre forze politiche. Con la lista dei ministri si presenta al Quirinale, si giura al Quirinale e poi ci si presenta alle Camere. Se si ottiene la fiducia, il governo entra nel pieno esercizio delle sue funzioni, altrimenti il governo decade immediatamente e rimane in ordinaria amministrazione. Quindi, oppure un altro scenario molto probabile è quello che dopo questo primo giro di consultazioni il Presidente lasci decantare e faccia un nuovo giro di consultazioni, probabilmente tra il 9 e il 10 aprile. A questo punto sembra evidente che, a meno di scenari per ora imprevedibili, il perno della vita politica del paese, se la possibilità di fare un governo o no, passi dal Movimento 5 Stelle, e sembrano aperte due ipotesi. Una, un'ipotesi Movimento 5 Stelle con l'appoggio esterno o qualcosa di più del PD, magari un PD spaccato, una parte del PD che lo sostiene, oppure Movimento 5 Stelle e Lega. Perché? Perché il Movimento 5 Stelle ha messo una preclusione soltanto su Forza Italia, no? Ritenendo Berlusconi il principale protagonista della devastazione morale del paese, con Forza Italia mai. Con il resto ovviamente ci sono delle differenze, vanno trovati 5 o 6 punti, però è possibile avviare un processo di governo. Il Movimento 5 Stelle ha avuto anche molto da ridire sul fatto che Forza Italia abbia deciso di mettere in delegazione, anche se fino a ieri era un pochino incerta la cosa, Berlusconi nell'incontro del Presidente della Repubblica, perché è una cosa che secondo loro fa inorridire
le vittime della mafia, essendo stato Berlusconi indagato sulla mafia e molti suoi collaboratori, Marcello Dell'Utri, condannati, la presenza di Berlusconi al Quirinale a parlare con Mattarella, Mattarella che è familiare di una vittima della mafia, viene trovato dal Movimento 5 Stelle indelicato. Ovviamente è chiara una cosa, il Movimento 5 Stelle è un partito politico pieno e si muove strumentalmente come tutti i partiti politici, quindi in questo momento ha scelto un nemico, Forza Italia. Il nemico del Movimento 5 Stelle, come per tutte, funziona così, era prima il PD quando governava, ora è Forza Italia, ora il PD non può essere più il nemico, perché al PD deve essere chiesto aiuto, no? Quindi l'obiettivo è quello, o spacco il PD, perché ovviamente i renziani non ci starebbero, e quindi ottengo l'obiettivo di spaccare il PD e di formare un governo, o spacco la coalizione di centrodestra e mi appoggio soltanto alla Lega su determinati temi. Una politica che qualcuno trova ampiamente spregiudicata, cioè PD e Lega vengono letti da molti come antagonisti, quindi l'importante è governare, con chi si governa non importa, molti invece vedono nel Movimento 5 Stelle una sorta di evoluzione e di capacità di dialogo con gli altri. Il Movimento 5 Stelle è un partito che somiglia, non per ideologia, assolutamente non per ideologia, ma come tecnica, molto al vecchio Partito Comunista Italiano. Cioè un movimento che sa parlare con le persone, che sta nel basso, che dialoga con tutti, che dà un'idea di partecipazione, ma poi nelle segrete stanze vengono decise molte cose. D'altra parte anche il Partito Comunista Italiano c'era l'idea della partecipazione dal basso, in sezione eccetera, ma poi in via delle botteghe oscure si trovavano il segretario e pochi consulenti, e lì veniva deciso tutto. Quindi ha preso una vecchia tradizione della politica italiana ancora esistente. Sembra superato il problema Casellati votata dal Movimento 5 Stelle da parte di molti del PD, però molti del PD, un minuto solo, sono molto scettici a fare un governo con un partito che ti ha insultato fino a ieri, mentre la Lega sembra più aperta, però la Lega ha dei punti programmatici irrinunciabili che non sono tutti collimanti, quelli irrinunciabili, con il Movimento 5 Stelle. Quindi noi ci siamo, noi si spiega storia, noi si deve spiegare la storia d'Italia, la storia dei governi, però loro il governo lo devono fare, altrimenti non si può più spiegare niente.